borsa contiene 200 biglie, 60 rosse, 60 blu, 60 verdi, 20 biglie fragiate e bianche. Se le palline vengono estratte in modo casuale, qual è il numero minimo di palline di cui almeno 20 hanno lo stesso colore? Allora, attenzione. Se le 20 palline gialle e bianche fossero di un unico colore, sarebbe facile, no? Determinare questo numero minimo. Perché? Perché in relazione al principio della piccionaia basterebbe fare 19 per 4 più 1, che è uguale a 77, no? Perché in base al principio della piccionaia, che cosa risulta? Risulta che facendo 77 diviso 4 parte intera più 1 più uguale a 20, almeno uno di questi quattro gruppi è costituito da 20 biglie. Il problema qual è? Il problema è che le 20 biglie possono essere alcune gialle e alcune bianche. Allora, mettiamoci nella situazione più assurda in cui dopo aver estratto 77 biglie, 20 biglie finiscono tra le gialle e le bianche. Lo supponiamo di toglierle. Togliendole, noi otteniamo esattamente 57 biglie. Ora, se facciamo 57 diviso 3 è 19. Allora, aggiungiamogli più una biglia, otteniamo 58. E naturalmente avendo 58 biglie, applicando nuovamente il principio della piccionaia, che cosa risulta? Risulta che uno, diciamo, dei tre colori è costituito almeno da 20 biglie, per cui alla fine, per essere sicuri di estrarre 20 biglie dello stesso colore, occorre estrarre a caso 70